La nave del cimitero fa un po' acqua da tutte le parti, adesso almeno così dico. Insomma, mi sembra che proprio il cinema sia entrato in una crisi molto molto grave. Insomma, mi pare che l'apparecchio per il quale, attraverso il quale stiamo apparendo in questo momento ai telespettatori, ammesso che non abbiano già cambiato canale con quell'apparecchietto, ecco, proprio quell'apparecchietto penso che abbia allevato, cresciuto una marea di spettatori impazienti, indifferenti, distratti, vagamente razzisti, perché quell'apparecchietto è un plotone di esecuzione, insomma, ti toglie la faccia, la parola, ti cancella. Vedere quattro film contemporaneamente potrebbe sembrare l'impresa di un gran cervellone, di qualcuno dotato di chissà quali poteri straordinari. In effetti è soltanto l'incapacità a prestare un minimo di attenzione a chi sta parlando, l'incapacità a lasciarsi sedurre, incantare da una storia. Quindi il cinema, che era proprio questo, era suggestione ipnotica, ritualistica, c'era qualcosa di religioso, si usciva di casa, si parcheggiava la macchina in qualche posto, poi ci si incolonnava in cortei, tutto il rituale, il biglietto, la tenda che si apriva, la mascherina, guardare la platea mezza illuminata, riconoscere degli amici, poi questa luce che si attenua, lo schermo che si accende e comincia la rivelazione, il messaggio. Un rituale antichissimo, di sempre, insomma, che ha cambiato forma e modi, ma era sempre quello. Sei lì per ascoltare. Senta, ma oggi la Ora mi gente pare appunto che tutto questo sia stato completamente distrutto. Non c'è preferisce più questo rimanere a atteggiamento. casa a vedere la Ma televisione, sì, ma anche senza perché, rispetto, certo. con questa macchinetta, con questa specie di laser che cancella, toglie, e appena appena la cosa non presenta degli interessi, degli agganci sensazionalistici, subito salti, da un film passi a una partita di calcio, una partita di calcio a un quiz, da un quiz alla pubblicità dei pannolini. Ecco, questo modo di stare a ascoltare chi parla mi sembra un modo infame. E naturalmente quello che sta parlando si trova umiliato e mortificato in una posizione di totale, non è più ascoltato. Però questo è accaduto. Viviamo, mi sembra, in una stagione della storia talmente angosciosa, minacciata, paurosa, per cui ci sembra di non poter intervenire, interferire e di non avere nessun peso nelle determinazioni generali, insomma. Ecco, sembra che diciamo così, diciamo questa parola all'artista, insomma, al creatore, non rimanga altro che essere testimone, cioè ecco, l'obbligo di testimoniare. Si può non scegliere un'ideologia, si può non trovarsi schierati da nessuna parte, ma l'obbligo di avere una lucida consapevolezza di quello che succede mi sembra che è un dovere di tutti. Proprio nel momento dello scontro con la corazzata, lei esce dal film, Infatti. arretra, prende le distanze. Sì. E, volevo chiedere Non prendo le perché distanze. questo? Cioè, Sempre è per lo stesso rassicurante? discorso, è il testimone. Cioè questa catastrofe immaginata e realizzata sullo schermo non vuole essere così minacciosamente annunciatrice di apocalissi immediate e non vuole nemmeno tentare, più o meno presuntuosamente, di suggerire un atteggiamento o una scelta. E quindi lì mi pare che l'autore del film, ecco, Fellini, a quel punto mostri che non ha possibilità di dare un giudizio sul piano immediato, ideologico, ma fa vedere che è soltanto un narratore, uno che racconta questa storia, il cui senso e le cui conclusioni vengono affidate individualmente a ciascun spettatore, insomma. Ma io È personalmente un quando... gesto di mi sembra di poterlo interpretare così, di modestia, di umiltà e anche di riconoscimento dei miei limiti. Cioè, io faccio il regista, quindi ho raccontato questa storia non per spaventare nessuno, non voglio fare la voce grossa, in quanto sono soltanto un regista. Vedete? Questo set era finto. Il testimone può salvarsi se è testimone. E come testimone se si nutre del latte di rinoceronte. Adesso io non sono qui per fare del reclam al latte di rinoceronte, che non mi sembra manco in Se non commercio, è commercio. oltretutto.
Ma insomma, quando in tutte le occasioni mi è stato chiesto ma cosa vuol dire il rinoceronte, certe volte la gente mi ferma anche per la strada dicendo bello il film, non ho capito il rinoceronte. E io non mi sono ancora preparato una rispostina né spiritosa né così che dia soddisfazione a questo angoscioso quesito. Si potrebbe dire appunto che in una maniera così forse troppo disinvoltamente psicanalitica, che Orlando, il protagonista, sopravvive in quanto la sua buona fede di testimone, la sua buona fede di registrare il bene e il male, il giusto e l'ingiusto, di registrare la vita così com'è, è proprio l'atteggiamento di chi prende nutrimento anche dall'aspetto mostruoso della vita, anche dall'aspetto deforme, anche dall'aspetto animalesco. E lui dice infatti che il latte del rinoceronte è buonissimo. Adesso mi secca un po' tradurre in questi termini così pesantemente didascalici, ma siccome vedo speriamo che questo costituisce un problema per moltissimi spettatori, posso dire provate insomma a bere il latte di rinoceronte e vedrete che la vostra barchetta non affonda ma riesce a galleggiare miracolosamente proprio per questa accettazione degli aspetti oscuri e irrazionali di voi stessi.